Skya TV, Tony Pistolazzi, il Tempio della Cultura Romagnola. Siamo qui questa sera, una cosa molto importante, perché questa sera qui andremo a intervistare due personaggi che sono, come dire, il succo, il massimo della cultura romagnola cervese, due personaggi che hanno una buccia, che ne hanno da vendere, due personaggi che si sono fatti da soli e che sono qui, che in questo tempio, d'altronde, dove dovevamo andare per il tempio della Romagna, i romagnoli e la cultura. Siamo qui questa sera, nel tempio, la boccia come filosofia di vita, la boccia come desiderio obiettivo, la boccia qui come passione e passione e cultura romagnola. Allora, ho voluto personalmente condurre questa intervista con questi personaggi perché qui stiamo per lanciare un documento che rimarrà, se rimarrà, ai posteri. Me, solo da dire la verità, ani credi che i Maya, io poi ho fatto tutta sta roba, è la fine del mondo. Però dobbiamo mandare in orbita la capsula, che non è una supposta, è la capsula dove dentro potremmo mettere e metteremo tutto quello che è la Romagna. Noi questa sera siamo qui per fare un'intervista che probabilmente non si sa, non sarà mai vista da nessuno, ma se dovesse andare nella capsula e la capsula dovesse trovare qualcuno che la apre, e stiamo parlando della capsula temporale, allora la cosa più importante per capire della nostra civiltà e della nostra vita e la Romagna e la cultura non poteva mancare questa intervista. Seguiteci con Skya TV. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Siamo pronti. Amici. Questi ce ne hanno da raccontarci e questa sera ne sentiremo delle belle. Ci non fate che ce ne qua, dovete che stiamo per fare la partita. Avendo da mandare nella capsula temporale. A che? Per i Maya. I Maya? Chi è? Dobbiamo fargli un'intervista. C'è la capsula. Quello ti dico? Gli ha da fare la capsula. Non è una supposta, capsula temporale. Vabbè, siamo ultimi qui. Guardatela per terra. Siamo ultimi qui. Adesso. Ci bisogna la vostra testimonianza. La Romagna, Cervia e tutto quello che voi sapete per mandare ai posteri. E allora se avete fatto? Un tipo di intervista? L'intervista. Register? Ehi tu. Alla fase. Facciamo sé, che avete finito la partita però, facciamo presto. Alla fase, via. Ma si vede qui spacchi il posto. Ma vabbè, da fare la mia partita. Andiamo qua. Noi di Skya TV, nella persona di Tony Pistolazzi, il presidente, vogliamo lanciare questo messaggio ai posteri, a chi verrà dopo, a chi aprirà la capsula temporale. Con questo messaggio vogliamo raccontarvi il succo della civiltà romagnola cervese, quello che conta, quello che è stato, quello che eravamo. Grazie. Questa è un'intervista che parte ora ai nostri amici Ino e Enea, due personaggi che hanno fatto la storia della nostra ridente città, Cervia. Prima domanda.
vorremmo sapere la scoperta dell'ultimo secolo. Wagner? Vai. Beh, pure da giovane a sostenere una volta in Francia, in quanto stavo un mezzo nei gabinetti, ho fatto quel che avevo da fare e poi mi sei guardato che mi aveva della vecchia cool e ogni era niente della vecchia cool. Allora me vuoi dire, e sarà mai possibile che anche quando va in Francia, dopo che ha fatto quel che ha da fare, un po' la vecchia cool? A me vuoi dire, sti francesi, sti inglesi, chi fa tanti superiori, e poi non è che mi dà da adesso una lavetta. Adesso me vuoi dire la Carla Bruni che andate a stare là in Francia per fare la sburruzzina? Non si fa bidè quanto ha fatto tutti i subgiorni. Sarà così che fai fighette alla televisione. Sarà mai possibile che ogni volta in gabinetto e fa la sua cagadina e poi e vai a dire tutte te con un gran scadore di cul? E sarà mai possibile? Allora me vuoi dire che la più grande invenzione con l'est è bidè. Secondo me l'est è Viagra. Per noi intervenci, l'est è l'invenzione del secolo. Ma Marco Deva, chi mi piaceva, ma non è perché. Adesso il Marco. Seconda domanda. Il posto più bello di Cervia. Il posto più bello di Siria gli Alpaledi. Le palate, là in cima alla banchina del porto canale di Cervia quando te vai là. E guardi l'orizzonte sconfinato e respiri l'odore del mare, io è là che voglio morire, su una sedia a rotelle, mangiato dai gabbiani, mangiato dai coccani. È così. Il posto più bello a Siria adesso o una volta? Perché una volta era sicuramente Borg Marenna. Adesso con tutto che cazzo di pedani, che cazzo di mercatino e poi una caspa marocana. Una volta sì che era bella Borg Marenna. Però adesso meglio sostiene, però mi ha detto che il posto più bello di Siria è Canossa. Hanno soldi. Bene, terza domanda. La cosa più brutta di Cervia? Mostra. Ma tutti i camper, in te lungomare, sabato e la domenica, tutti i camper, sabato e la domenica, in te lungomare, entro la piazza 25 aprile, entro la piazza De Marche, con tutti i camper, e tutti che fotografie a Zofoli, in te Carlè, ma se vuol fare? È fotomodello e senti? Ma è tutta due robe che qua. Enea? Beh, robe brutte a Siria, no, una leste che a Flem Matteo. Però la cosa più brutta sicuramente è che non è più un giovane che scorre in dialetto. Siamo nel 2012 e tutti sanno quello che dovrebbe accadere. Perché finisce il mondo? Perché finisce il mondo? Perché finisce il mondo? Votare se perché finisce il mondo, ma in destetta. Se dire che ogni occiù, se un branco trozza la merda, ti ammazza perché finisce il mondo. Non è mai possibile che uno va in te bar e manda un caffè basso, però un po' alto, con la schiuma di soia macchiata fredda, e la tazzina chiara col manico caldo, un po' basso ma un po' alto con i croccantini sopra. E te mattamente perché finisce il mondo. Me conosco un maresciallo dell'aeronautica che è in pensione a 39 anni. Uspo andare in pensione a 39 anni. Uspo? La BCE, la dei Bayoc all'Italia, al tasso dell'1%, le banche hanno preso i soldi in prestito e con quei soldi lì ci hanno comprato i titoli di Stato del Tesoro con l'interesse del 7%, così loro guadagnano il 6% senza far niente invece di prestarli alla povera gente. E te mai perché finisce il mondo? È mai possibile che uno lava la cade ieri e manda un castrè e utareva i castrè in sanguazzo? La pigola, la vacotta, il baguette, la vacotta, la sunsetta, la va brugeda, la panzetta, la va brugeda e puttetta mat perché finisce il mondo? Questa è buona, la lascia andare. E nea? Winter non mica più niente. E mo le sta finita un pezzo, non che la da finire. Una volta hai masso, moglie era fastina o era Paul che ci aveva la radio della macchina. Adesso io ero meno che dà il smartphone di Trafnex. E mo le sta finita un pezzo. Una sera qui spacca tutto, puttana miseria. Ricorre quest'anno il centenario di Milano Marittima. Ino, di qualcosa su questo argomento. Beh, al centenario, al sogno niente, al
centenario, il compleanno, quello che fanno la casa delle aie della povera Elide, quella che fa 100 anni che non voleva morire sotto Berlusconi. L'unica dilemma? No, il centenario che è stata fatta, non progettata. Roba a me che non mi interessa questa cosa. Enea. Sicuramente è un'altra cazzata per buttare via dei show. Tom Vid, storia mi scende anche il figure in Milano Marittima. Beh, io ho detto, c'è più di un tre porno stare, mi tira il piguri, va là che la zanza la va. Mi ha messo quattro piguri di casco con due pastori che guardava nord. Guarda in te bus de cul, no, puttana miseria. Sud piguri, sud Milano Marittima, ma sei qui spacca. Qui andiamo sul serio, eh. Chi vedi come prossimo sindaco di Cervia, se non finisce il mondo? Papagallo. Ma voi Manolo, sicuro. E farebbe da robi che a Siri non si è mai vesti. Ino, cosa faresti se diventassi tu il sindaco di Cervia? Darei le dimissioni. Enea. Ma proverebbe andare in pensione. Perché mi ancora da mandare in pensione. Magari come scendi, una spinterella, una botta qua, una botta di là, tu scorsi là come la scema, con la brotta donna, con la fa della CGL là, in casa sono di Gianna al pensione, vai vai in pensione, fa sedete culto. Qui partiamo con una serie di domande veloci. Ino, cos'è la caliga? Tra il bus del culo e la figa. Cos'è il cudrone? Tra il bus del culo e il marrone. Tromba di culo, sanità di corpo. Ti capì? Sì, ho capito. Piuttosto che niente? E me piuttosto. Queste sono facili, le sapevamo. Che cosa ci vorrebbe a Cervia, Ino? Ma ne so pure, a me dal volto dagli Atmandi che a me avanzi per sé, io vorrei un po' più di intelligenza, un po' più di buonsensi, un buonsensi, due buonsenso. Più buon senso. Enea? A Siri vorrebbe un po' di umiltà, no tot chi sburò chi va in zero, con i Maserati, con come la scema che la macchina grossa, la sport, non so, che cazzo di macchina che è. E poi, seriamente, lui vorrebbe un sdel pareverso. No che tutte le volte che mi ha la crisi di emorroidi mi tocca ad andare a fare di cool da un dottore azzisnato. C'è il dottore azzisnato, poi vuoi un dottore azzisnato, però adesso che penso, le mie stesse azzisnati, perché adesso ci mandano all'ospedale a Siria e vuol dire che ti devo morire. Le mie azzisnati. Bene. Cosa ne pensa del suo collega, Ino? Del tuo collega? Siete amici da una vita? Cosa ne pensi? L'amicizia, cosa ne pensi? Dicono che nella testa degli uomini con gli occhi azzurri ci sia il mare. Enea ha gli occhi marroni. Cosa ci avrà nella testa? Perché te di che colore ce li hai gli occhi, fangheglia? Bel, un è maestro bel. Intelligente, un è maestro intelligente. Simpatico, un è maestro simpatico. Però, accetta, deve fare una partita bozzi. Insomma, va sempre bene, è un'amica, puttani, vuol dire, ormai essendo fratello, siamo fratelli, avere la stessa passione, il bocci, la cazza, essendo cazzatore, a me un pis la cazza, allo un pis la cazza, a me un pis usel, allo un pis usel, solo che me hai ciò con il ciò, e lui ciò con il culo. Nea? Te devi capire che dal volte te devi venire per la strada, no? Pesto una merda, ma è la salute la merda. Dì, pu, beh vuoi dire qua, beh, non è mai stato bene né calore. Te pensa che quando lo ha il muroide e vada in testa, non va dai dottore. È uscito meglio Pinocchio con una sega che lui con una scopata. Però, ormai siamo amici da tanto tempo e quando hai un cane, ti affezioni a un cane, ti devi tenere anche le sue pulci. E poi chi lo dovrebbe sopportare? Solo me.
quando vi siete conosciuti? La premiazione del mongolino d'oro. No, le rive prem e messe rive sgoni. Ma il Marcore quando si è conosciuto, era tant'anni fa, però da quando lo conosco sono diventato contro la vivisezione delle scimmie. Un pregio del tuo collega? Cosa dire? Ogni tanto ne spara anche qualcuna di buona, dai, di compagnia, dai, diciamo che è un compagnone, compagnone. È uno che non te le manda a dire. Non è male. Un difetto? L'alito. L'empestè. E maglia della sola, l'hai. La mondezza di scartosi. Di pit galena, di sandal, di castel, di soccol. Me ne so quel che mangia, ma bisognerebbe che ho scompresso un scartosi di mentini da volte. Che venga mangia che tu, hai la merda che tu. Non si sta da creato. Enea? Un difetto. Beh, che dire. A difetto che è poco presuntuoso. Chi vuole capire, capisca. Un messaggio subliminale, anale. L'ultima domanda, poi dopo possiamo fermarci e fare altre due chiacchiere, però questo è importante perché qui si parla di modernità. Quanti contatti hai su Facebook, Ino? A me ho da capire come era questa storia di Facebook. Perché a me Facebook, quando arriva a capire, è tutto chi burder, chi spugnetta, con chi telefonini, con chi phone, e tutti i dei cinderless, e io sempre là che sbucchina, chi arriva, mo faci qualcosa tra di la vita, mo di fare una passeggiata, mo faci una ciaccarata, mo di cino, mo faci l'amore, mo faci un zio in bicicletta, mo zio un libero, non avevi nient'altro da fare, mo dai, mo lascia a Facebook. E ne a Facebook quanti contatti? Ma dai con quel, che già mi vita... Ma è sempre piaciuto fare il cast mio. Perché il cast mio è da Chevetot? Non è che da Stin il voleva ben di ciò? Perché ti deve fare Chevetot il cast tuo a tutta la gente del mondo? Te avrai qualcosa che va in tua testa pure? Ma non ho neanche un contatto a Facebook. Ma ne vuoi Facebook? Un accidente che spacca tutto Facebook. Il Maya? Il Maya che è quel centro di abbronzatura, quello che ce l'ha la malva? Il Maya, i Maya che hanno detto che finisce il mondo. Cosa ne pensi dei Maya? I Maya, pure... In snadeseva loro, chi aveva, i sapeva da via loro, i svodè che sapevano... Lo di chi lascia il dei Maya, va là. I Maya io avevo capito, infatti si chiamava Maya, si aveva da dure e si chiamava Scempa, no Maya. Ora gli è finito loro, che ignoretta di Maya, una stessa qui spacca. Tu!